Presidente, io trovo un po' sconcertante la non presenza in aula di buona parte della maggioranza, visto che quando si va nei quartieri popolari poi si racconta di grandi impegni, di grandi attività. Per carità, la gente che abita nei quartieri popolari non si fa prendere in giro da nessuno, però stiamo discutendo una modifica della legge senza nessun membro della giunta in aula. Sì, ma non c'è l'assessore competente. Quindi l'assessore competente non è in aula. Il gruppo di Forza Italia ha lasciato un testimonial, due testimonial. La Lega la vedo. Dopodiché io mi permetto di stigmatizzare la cosa e da metterla a verbale, però sinceramente. Rispetto a ciò che si dice in giro e in televisione, quest'aula è desolante. Ecco, mettiamola così. Detto questo, ringrazio il Presidente Monti. Guardate, il gruppo del Partito Democratico sul tema dell'edilizia pubblica non ne vuole fare una bandierina da contrapporre a colpi di clava alla maggioranza per poi continuare a giocare nei quartieri popolari è colpa mia e colpa sua. Noi, assieme al collega Di Marco e assieme al collega Carretta, nel proporre il nostro ordine del giorno, vi proponiamo di mettere da parte nei fatti politici, di mettere da parte le appartenenze. Tenere presente le esigenze dei cittadini nei quartieri popolari e cercare di lavorare per costruire una legge che sia da un lato funzionale e pratica per i gestori, perché noi spesso non ce ne rendiamo conto, ma complichiamo la vita a chi poi è chiamato a gestire le case popolari o le graduatorie, e contemporaneamente che sia più aderente possibile alla realtà aggettiva. Non è un segreto che il Partito Democratico ha un'opinione fortemente negativa sulla legge 16, quindi potevamo presentare nei fatti una controproposta di legge. Ma torniamo al giochino delle parti. Allora abbiamo ritenuto di proporre agli altri colleghi dell'opposizione quest'ordine del giorno perché noi riteniamo che anche le modifiche apportate alla legge non saranno sufficienti a fare in modo che il nuovo regolamento funzioni. La sperimentazione che è stata fatta e le criticità sono ben elencate dai tecnici sulla delibera del febbraio 2018, rende pressoché inapplicabile la legge e si sono evidenziate criticità imbarazzanti, perché nel momento in cui si immagina di fare le graduatorie per singolo appartamento è palese che la legge non funziona. Ma è anche palese che non funzionano articoli anche riferiti a fare con i bandi per i gruppetti di appartamenti pronti. Che abbiamo pronti per l'assegnazione, perché anche lì noi costringeremo, immagino la Milano, a fare bandi quando hai un pacchetto di alloggi pronti e quindi devi aspettare di fare il pacchetto e rischi invece di fare l'assegnazione veloce, rallenti l'assegnazione, oltre al fatto che costringeremo i cittadini senza soldi, perché chi fa la domanda di casa popolare mediamente è in crisi economica grave, di pagare ogni volta per la roulette della casa, ogni volta anche un bollo di 16 euro ogni volta che deve fare domanda, perché scompare il bando unico ogni 2 anni e si farà un bando ogni volta che ho degli appartamenti pronti. Quindi sul piano gestionale diventa un tema complicato. Ma gli altri elementi che a noi non convincono sono A, la questione del reddito di decadenza. Nel momento stesso in cui tanto la legge quanto i regolamenti partono dal principio che l'ERP deve essere un sistema che si autofinanzia, l'idea di mandar via i cittadini, che in genere sono redditi composti,
che hanno un reddito superiore a 30.000 euro crea le condizioni per cui io mando via quelli che mi pagano di più. Non solo, mando via una qualità, una figure anche sociali che aiutano molto nella gestione del quartiere, di tenere un quartiere ordinato, evitare la monoclasse, cosa ispirazione anche che è presente nella legge 16, solo che poi la fa il mix sociale, la legge 16 pensa di farlo sulle graduatorie, mentre il mix sociale dobbiamo averlo sui palazzi. Da un lato chiediamo l'autosufficienza, dall'altra parte però mandiamo via quelli che pagano 700 euro al mese. Allora io credo che anche questo è un tema da rivedere sia da un punto di vista economico che da un punto di vista anche della permanenza di queste famiglie, che spesso sono famiglie fatte di anziani. C'è un altro tema che è scomparso nella legge 16 e nel calcolo del reddito si considera nel patrimonio anche i soldi della liquidazione del lavoratore. Spesso molti anziani o molte persone che vanno in quiescenza si tengono la liquidazione, che mediamente dobbiamo calcolare almeno 1.000 euro all'anno di lavoro su 40.000 euro. Per me quella è reddito differito. E quindi dovremmo mettere anche lì, dovremmo intervenire per quantomeno dare il giusto peso, perché se no mi diventano ricchi i pensionati, e questo secondo me è sbagliato, anche perché uno dei temi che i cittadini ci dicono a tutti, non è utile che chiunque di noi va, dice: ma come, io non ho mangiato per farmi il gruzzoletto che quando sono vecchio ho bisogno della badante, qualcun altro è andato in ferie e passo per essere ricco io. E questo si trasforma in una come dire, ingiustizia. C'è un altro tema molto complicato, sono la prima a dirlo io, che saremo costretti ad affrontare, che è il tema della singola proprietà. Noi abbiamo aberrazioni di questo tipo. L'anziano che ha ricevuto in eredità una casa a Canicattì che non riesce a vendere anche quando vuole, che ha la pensione minima a 500 euro, difficile da risolvere, sono la prima a dirlo, ma dobbiamo metterci la testa, e gli chiediamo 600 euro d'affitto. Lì qualcosa, bisogna trovare una soluzione, che quello, le 600 euro non ce li ha, ma contemporaneamente non riesce neanche a vendere la casa per liberarsene in qualche modo. Quindi è un tema complicato, perché si complica ancora di più col tema dei cittadini residenti a Milano ma provenienti da paesi diversi dall'Italia, e per cui è un tema complicato dentro la quale dobbiamo immaginare di trovare un equilibrio di giustizia. Non è facile, lo dico io, non ho la soluzione, ne posso avere alcune. Pertanto ho elencato alcune criticità, ma potrei dilungarmi ulteriormente. Un'altra criticità, secondo me enorme, e che crea problemi gestionali prima di tutto all'ALER di Milano, è che noi non possiamo pensare di normare Sondrio come Milano città metropolitana, dove insistono tra comuni e ALER più di 100.000 appartamenti. Cioè Milano città metropolitana tra comuni e ALER credo che vada intorno ai 130.000 appartamenti. È un patrimonio e c'è un'esigenza abitativa molto ampia che ti rende diverso da molti altri territori, ma basta vedere anche nella gestione. Sicuramente l'ALER di Milano ha più difficoltà per tanti motivi delle ALER più piccole, e quindi anche questo è un tema su cui dobbiamo ragionare e metterci la testa. C'è un ultimo tema su cui va ragionato, e anche questo complicato, e non sto aprendo il tema dei 5 anni, per capirci, tutte quelle regioni ce l'hanno, quindi non è un tema politico dei 5 anni. Però c'è una riflessione che dovremmo fare, perché noi impediamo ai lavoratori che vanno a lavoro per motivi di lavoro, devono trasferire la famiglia a magari Novara, che quando tornano non hanno più i 5 anni di residenza e non possono fare neanche la domanda. Lombardi che vanno a lavorare a Novara
e per le questioni di sanità regionale devono, se portano la famiglia, devono spostare la residenza per dare il medico ai bambini e per dare i servizi ai minori. Oltre al problema dei tanti lavoratori che dal sud vengono al nord a lavorare. Non hanno i 5 anni, per 5 anni non hanno risposte. È un altro tema. Quindi sono temi su cui, ripeto, volutamente, uno perché sono complicati e c'è da lavorare, trovare il giusto equilibrio, su cui però una testa ce la dobbiamo mettere. Perché se no rischiamo di ottenere il risultato opposto di quello che si spera. Quindi, dicevo, non abbiamo voluto presentare emendamenti perché vogliamo garantire una cosa, ancorché l'assessore non c'è. Noi non abbiamo nessun interesse a rallentare un lavoro che va fatto del fare i regolamenti applicativi, perché lasciare nell'area i comuni nel percorso di assegnazione della casa è un disservizio ai cittadini e noi non vogliamo dare disservizio ai nostri cittadini. Anzi, lo spirito dell'ordine del giorno è quello di dire, nella chiave che ho già descritto, teniamo come obiettivo offrire servizi efficienti ai nostri cittadini e offrire semplificazioni gestionali ai nostri gestori. Lavoriamo insieme in parallelo per fare in modo che vadano in contemporanea gli eventuali aggiornamenti di legge che noi riterremo necessari, noi parlo di commissione e di consiglio, con il lavoro della direzione per quanto riguarda i regolamenti. Per questo nel nostro ordine del giorno impegniamo il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio, proprio perché questa abbinata renda più semplice l'attività del gruppo di lavoro, quindi della commissione, e spero finale del voto dell'Aula sulle modifiche che riterremo necessarie. Questo è lo spirito che ci approccia a questa legge. Ovviamente noi non voteremo a favore a questa legge proprio per i motivi che ho appena descritto, ma ripeto, la nostra buona volontà l'abbiamo confermata nel momento in cui abbiamo scelto di non far perdere tempo neanche alla Commissione e neanche a quest'Aula per discutere emendamenti per poi non farli approvare, ma volendo con tutte le nostre forze derubricare dalle bandiere di partito l'argomento e costruire la volontà e la responsabilità degli amministratori del Consiglio regionale nel lavorare insieme per offrire ai nostri cittadini servizi efficienti e, dicevo, ai gestori strumenti gestionali efficienti. Questo è lo spirito. Se concluderemo questo consiglio anche con l'approvazione del nostro ordine del giorno, sicuramente, secondo me, iniziamo una pagina importante. Ringrazio l'assessore che è appena arrivato, scusami, ti relazioneranno, perché dicevo, la volontà è proprio quella, la ripeto adesso che c'è l'assessore, per lavorare con responsabilità, con volontà di non bloccare nulla, ma di migliorare il lavoro anche dell'amministrazione e della giunta e portare e dare strumenti ai nostri cittadini dove il diritto è riconosciuto e l'abuso viene ammazzato, nel senso che spesso l'abuso nasce anche da leggi troppo arzigogolate. E quando le norme sono troppo arzigogolate si creano gli spazi per chi può fare abusi all'interno delle amministrazioni e anche fuori. Grazie. Grazie.